Sundaram is asking that you say that perfection in the sadhana comes through the mercy of the guru, through from Radharani through the guru. So how one sadhaka should behave in his daily life so that he can constantly receive this mercy, mostly when he's dealing with other people, like materialistic circumstances, let's say. Sudeva, very nice quotation of Anandas Babaji. He said, when the sadhaka is fixed with Ishtadev, and this love is intense with the Ishtadev, then all he's doing, he's a viewer, not a doer. He view only, what is viewer means I see my Ishtadev only in all circumstances. If I am serving any place, I am serving to my Ishtadev. Or because he in every living soul, every living person he sees is Ishtadev. Oggi leggevamo un passo molto bello scritto da Anandas Babaji in cui c'è scritto che un sadhaka, colui che fa servizio devozionale, quando è completamente fisso con la sua Ishtadeva, non sente che è lui che fa le azioni, ma sente che lui è soltanto uno spettatore, che lui osserva. E quando, perché questo, in questo modo? Perché lui, vedendo l'Ishtadeva che è presente dentro ogni cosa, automaticamente tutto quel servizio che fa, lo fa esclusivamente per l'Ishtadeva, non per se stesso. Because he the viewer, before he was doer, he was the boss, so he has to do. And now he become viewer, he become the boss is something, somebody else, my Ishtadeva, and I am doing for him. If I have a business, I do. I was before boss, but she is the boss. And I am doing her service. So I have a responsibility to the best way. What I am doing, I have to serve best way. That is the meaning of the sadhaka when in the point of viewer. Perché colui che non è completamente connesso con la propria Ishtadeva sente che è lui o lei che svolgono le attività che fa, che lui è colui che le fa, che lui è responsabile, che lui è il capo, mentre quello, il sadhaka che è connesso con la Ishtadeva automaticamente diventa lo spettatore perché mette al centro la propria Ishtadeva e il boss quindi diventa la propria Ishtadeva, quindi i suoi affari, il suo business diventano un servizio per l'Ishtadeva e li farà molto responsabilmente, perfettamente. Perché? Perché sente che non sono per lui, ma sono per la propria Ishtadeva. So if you go to see any saintly person, Mahanidhi Swami, Vinod Baba, he no preach, he see, ask about your comfortable. Are you comfortable? Are you fine? Everything is good. Why they so? See, because he see in every sadhaka, his Ishtadev is there. Quindi questo comportamento lo potete osservare nei grandi sadhu. Se ad esempio andate da Vinod Baba, lui appena ti vede, non è che si mette lì a predicare, ma ti chiede come stai, hai mangiato, siediti per terra, mettiti in modo confortevole. Perché? Perché lui riconosce, vede che in ogni sadhaka, che in ogni devoto c'è la sua Ishtadeva. So he's not a doer, he's a viewer. He's looking everywhere, one point. Quindi lui sente che è lo spettatore che osserva che in ogni luogo c'è il suo unico punto fisso che è la propria Ishtadeva. How? He cannot see. If he's not seeing, he's a doer. He thinks that I'm a doing for myself. If he's a viewer, he's a real sadhaka. Is real Bhajanandi. Without that bhajan and without this sadhana,
we cannot be a viewer. Quindi colui che non ha questo tipo di visione sentirà sempre che è lui stesso il responsabile delle proprie azioni, ovvero è colui che fa quelle azioni che sta svolgendo, mentre colui che è connesso con la propria stadeva sentirà soltanto che lui è uno spettatore. E questo può avvenire soltanto grazie al bhajan. Quando uno si trova in questo tipo di bhajan, allora automaticamente diventa lo spettatore. Clear. È chiaro? Very clear, Gurudev. Thank you. And we are our sadhaka. And beauty is to be a sadhaka. Quindi noi siamo tutti sadhaka ed è questa la bellezza, quello di essere sadhaka. Still sadhaka means I have a dream. And I am living in the green is a sadhaka. Perché il sadhaka ha il desiderio e vive nel desiderio. Questo è il significato di essere un sadhaka. Radhe? No, un'altra domanda, other question? Ramananda is not there. My Ramananda, my corazón. My corazón. My heart. Cuoricino. Cuore mio. Cuore is heart. Cuoricino means small heart. Cuore mio. Faccio una domanda io. Sridhara vede il microfono chiuso. Rade. Sanatani. Oh, Rade. C'è una connessione pure da chiedere. Ramananda. Lo so, vabbè, immaginavo. Vabbè, cioè, stiamo qui comunque se vuole. Ok, un'altra domanda? C'è Duma? Niente, una domanda. Come, cioè, nel senso che come possiamo sempre essere connessi con Gurudeva, cioè come possiamo amarlo sempre di più? Invece nella vita di tutti i giorni
appunto forse l'ha appena detto, del sadaka, nella vita di tutti i giorni vengono più tutti i problemi e poi dopo è come se non senti la connessione, no? La connessione la senti, però come possiamo amare sempre di più Gurudeva? Ecco, è questa la domanda. She's asking, every day in life many things to do, many difficulties, and means easily to somehow think of many things. How can we keep very strong connection with the Guru? How can we develop, increase that connection? How can we, in everyday life, increase our love and connection to the Guru? Actually, you work everything. In realtà, qualsiasi cosa fai, and you give all time for working. Tutto il tuo tempo lo impieghi per lavorare, per fare delle cose. Sridhar is not menial. Sridhar is not baby. Bambino. Sridhar non è bambino. He is grown up. But why you think for Sridhar? È cresciuto, peloso, però perché pensi a Sridhar? You don't need to think he's a children of the, he's the father. But for your eyes, he is still bambino. Lui stesso è un padre, però nei tuoi occhi è ancora un bambino. Why? Perché? Because you are the mother and you love your bambino, your baby, Sridhar. Perché tu sei la mamma, e quindi il tuo figlio lo vedrai sempre come un bambino, lo ami. Grazie. And when you listen good thing of him, you become proud of this. E quando tu ascolti che il tuo figlio si comporta bene, ne diventi orgogliosa. Why not you forget him? When you are working, you are thinking for him. You are doing something, you are thinking for him. Why you think for him? Quindi se tu analizzi te stessa, vedrai che quando lavori molto spesso pensi a lui, quando fai altre cose molto spesso pensi a lui. Non è che te ne dimentichi, giusto? Right or not? Certamente. Right. Right. Why? Because of the love and relation. Perché? Perché sei relazionata e gli vuoi bene. Mother and son has a divine relation. E una madre con un figlio hanno una relazione divina. And your mother love makes him to not to forget. E quindi il tuo amore fa sì che tu non lo dimentichi. Right or not? Giusto? Yes. Similarly, when you love your Ishtadeva, Gurudev, how you can forget? There is no love like a Siddhar. Similmente, se tu ami allo stesso modo o di più la tua Ishtadeva o il Guru, allora non te ne dimenticherai, non sarai mai disconnesso e ripenserai sempre. Right? Relation makes to love. And when you care, you love. La relazione è ciò che fa sviluppare l'amore. E se uno si prende cura, significa che automaticamente ama. And when you love, you see every place to him where you love. E quando lo ami, automaticamente vedrai in ogni luogo quella persona che tu ami. That is devotion. Questa è la devozione. The all work is start happening for this devotion and love. E quindi tutto ciò che fai, qualsiasi tipo di lavoro, vedrai che sarà sotto la visione di essere completamente innamorata della relazione, nella relazione. And that is the divine, that is the pure, is a very healing to our. Ourself, that is pure, pure love is healing us. E questa relazione divina e pura, e questa relazione divina e pura
è ciò che ci guarisce dentro. Claro? È chiaro? Sì, chiaro. Certo, mi rendo conto che stando a distanza le relazioni sono più difficili che stando vicino. Ecco perché ho fatto questa domanda. Perché io, Gurudeva, ci penso sempre. Una volta da lontano ho visto una persona che arrivava e mi sembrava lui, lungo la strada di Corso Tacito. Giuro, mi sembrava lui. E ho pensato tra me, ma è impossibile che Gurudeva sta qui. Però il fatto della distanza, questo incide, cioè incide a non essere sempre connessi. Ecco, questo era il punto. Io perché lo scambi pure con le persone che stanno lì, quindi in realtà no, sta pensando a lui. Questo è un po' più. No, ma she say, I'm asking this because I feel connected. It's not that I don't feel connected, but of course the distance, physical distance also, it matters. We are like in the West, we are... That is not mattering. So, so that is also very physical distance here. Dice, not matter to you. In realtà se c'è non è una vera importanza quella fisica, cioè la distanza fisica, perché anche Sridhar è lontano fisicamente da te, però lo pensi sempre. Claro. Certo. L'amore intenso. Più l'amore intenso, se c'è l'amore intenso, non si sente distanza. Your love is a motherly love, is a intense inside. Perché l'amore materno è molto forte, intenso dentro di te. So you have to increase motherly love. Quindi devi incrementare ancora di più l'amore materno. We have to feel everyone is a baby. Devi sentire che ognuno è un bambino come Sridhar. Similarly, then you will start looking every place to your Gopal, your bambino, Sridhar, in everywhere. Quindi così similmente sentirai che in ogni luogo, in ognuno ci sarà quello che ami. Se è Sridhar, è solo tuo figlio, altrimenti se ami Gopal, ci vedi Gopal. So if I am very much in love with my Radhika, I will feel that I am only Dasi of Radhika and I work for my Swami. Se io ho un intenso amore verso di Radhika, allora sentirò che in ogni luogo c'è Radhika e quindi farò sempre il servizio alla mia Swami. It depends how intense love is there. Dipende da quanto amore intenso possiedo. If there is not 100%, it's not working. Se non è... You cannot share this love. 10% here, 20% here. Se, però il mio cuore deve essere pieno al 100% di un amore diretto verso un'unica cosa. Se invece ho 50% da una parte, 30% da un'altra, 20% da un'altra, 10% da un'altra ancora, allora non funziona. We have no business can work. We have to do similar deep intensity in that love. Then you see everywhere. Quindi così come ti ho fatto l'esempio di Sridhar, per farti capire cosa significa
avere l'amore intenso diretto verso un qualcosa, un qualcuno, similmente lo dobbiamo dirigere, dobbiamo avere quel tipo di esclusività per la relazione divina. Radhe, Radhe, if I can just ask, is the same question, but how can we see Ishtadev in everyone practically? Meaning, okay, we know theoretically Ishtadev, and we know that in their hearts, of course, through their hearts is Ishtadev, through people's hearts. But what if we have situations when there are people who are, for example, stealing from us or are acting pretty bad? How to act? I mean, what to do practically? That's the main question. I'll translate in Italian. Sorry, Guido. Il devoto sta chiedendo, in modo pratico e non solo teorico, come possiamo riconoscere la Ishtadeva in ognuno anche quando riceviamo dei comportamenti errati, sbagliati, qualcuno che ci vuole fregare, qualcuno che ci tratta male da altre persone? Come possiamo vedere che anche lì c'è l'Ishtadeva in modo pratico? Technically, we know like bodily identification, my consciousness that I'm bodily attached, living in my body, my senses, and false ego. And in this false ego, I develop relation. And this is helping me to understand the relation with mother, father, my girlfriend, my partner, my brother, sister. And how much I create intensity, then when we come to the sadhak deha, we practice one of the best relation what we do in life, to relate in that relation to the Ishtadev. This is the work of the sadhaka. Sadhak means sadhana. What is my work? To do the best what you realize in your life. Sadhak means not external activities. Sadhak means to inside to change is a sadhaka. Lui dice, noi siamo a conoscenza del nostro corpo fisico, che siamo sadhaka, che abbiamo l'ego, i sensi, conosciamo quindi attraverso questo corpo fisico quali sono le nostre relazioni, chi è mio padre, mia madre, mio fratello, i miei figli, e con questo corpo fisico comunque, che è il corpo di un sadhaka, quindi di un praticante spirituale, dobbiamo realizzare qual è la relazione migliore anche che abbiamo con questo corpo della sadhaka dea, e cercare poi di sviluppare da quel tipo di esperienza la relazione spirituale con quel tipo di sentimento, ovvero quello fraterno, paterno, d'amicizia oppure coniugale. That to understand, see the life of Jesus. Yeah, I mean this. How can I see Ishtadev? For example, in a thief who is trying to steal from me, just example, or somebody who attacks a person, how you can see Ishtadev in that? I mean, you can maybe see, but will you act like towards Ishtadev? Or you will act, how should I act towards like that thief? You will call the police. If the sadhak is there, we don't involve in these things. And if we have to involve us, we keep neutral in negative things. In realtà, allora, il devoto ha chiesto, ok, tutto chiaro, però come possiamo davvero capire che c'è l'Ishtadeva dietro qualcuno che ci vuole fregare, un ladro, qualcuno che ci vuole far del male?
Gurudev dice in realtà il colui che è un sadaka non viene mai coinvolto in queste cose e non entra mai in certi tipi di negatività. And if I see I'm so much with the Krishna, I'm not with Krishna, sorry to say, but if I will see when somebody comes to steal, one Prasad Mahatma has a fire in his house, he has nothing. Then he starts, he was out when he comes, he sees that there is a fire. Then others are putting water and he is putting the petrol or diesel in that fire, that it all burns because this is the desire of my Lord to do that. But we are the Radhika Dasi practice. So we not see that. We see the mercy everywhere. And really, if you practice this in your sadhak there, believe in your Swamini Ishta, she give only love and care. And she gives so much, you only think for something, it happens in life. So also what seems bad is actually good, like that. Bad will, nothing, bad will, vibration will come near to you. The bad vibration cannot enter in this area. This is a special mercy of Radha Das. And if anything bad is also mercy, they are happy with the bad things also. And really my experience one time, that it became bad thing to me and I was become shocked because I had no nishtha like now. Then I was shocked, but now I see it was a good time, best thing happened to me. And when you are really fixed, nothing can become bad. It's all for more for your mercy is happening in our life. As per circumstances, now is bad happening, but is in the future is a good for us. Believe, then result of faith, then hope comes, then love comes. Thank you, Gurudev. Practice is a slow and steady practice. Gurudev ha detto che c'era un sadhu a cui andava a fuoco casa, questa storia, e la sua capanna, casa, quello che era, ed era fuori. Quando poi è tornato, vide che gli andava a fuoco casa e tutte le persone stavano cercando di spegnere con la sabbia, con l'acqua, e invece lui metteva ancora benzina, delle cose combustibili, perché era nella relazione con Krishna e quindi sentiva che se Krishna voleva togliergli tutto, allora questo era il suo desiderio e lui ci stava contribuendo, non si opponeva e non è che pensava che c'era qualcuno che ha voluto dargli fuoco a casa per fargli un dispetto o fargli del male. Similmente noi che siamo devoti di Radhika sentiamo che tutto ciò che avviene nella nostra vita è tutta una sua misericordia e tutto succede in realtà per aiutarci in un modo, anche se all'inizio sembra che sia disastroso a livello materiale o che non sia corretto. Io l'ho visto su me stesso, del tempo fa mi è successa una cosa che allora pensavo che fosse negativa perché non avevo la nishtha che ho adesso, però adesso mi accorgo che in realtà era tutto positivo e andava benissimo in questo modo. Quindi qualsiasi cosa succede, anche se sembra che è brutta, che va male, in realtà è tutta una sua misericordia. Questa è la coscienza che uno deve tenere e che deve avere. It can be good that sometimes just some material thing, like some karmic reaction, like I've done something wrong, maybe I don't even remember, and I'm just getting some reaction of that, like if I get robbed or someone treat me bad,
probably maybe have also treated by anyone, even I don't remember, like it's just some... don't see that. Sadhak see all qualities. Yeah, like I'm responsible, like that, like this is what I want to say. Yeah, that actually is right. I'm just getting what is my own reaction, like my fault. Yeah, I have to pay back. It's my fault always. Yeah. Like no? We don't see like others want to steal me or take from me or give me back. Like not to buy the lava. Is a practice. How deep you go, you realize. Slow and steady, Prabhupada. You reach to Archimedes. Yes, but slow and steady. You have to realize in this period, Yari is right. And you will realize, oh my God. Where I was, the Chakshu Dan Veloje, the divine vision will come to see you. Before I have no vision, no. Vision was there, but material vision was there. But now I have a divine vision, I can see more. And really it happens. Chakshu Dan Veloje, Janme Janme Prabhu Sri, who give me the real vision in my life to see deep things. They are my Janam Janam, my life together. We are together. I cover myself with the foggy circumstances, but he brings me out from that fog. That is the Cheto Darpanam margin. Why we have to, my heart is covered with the fog or dirty ashes, so clean it. Marjanam. So, Chakshudan, Deloje, Janme Janme, Prabhu Se, Dirbhigyan, in divine vision, it is happening. Chakshudanda, Hridaya Prakashita, enlightened to me. It enters the heart. Heart, divine heart. In thinking becomes divine. I start living there. Hridaya, I am living in my mind, I come to my Hridaya. This is Prakash. My position is changed. Prem bhakti, prema bhakti jahavate, or avidya, all my ignorance is automatic, vanished without doing nothing. Intense love is there. And love is this material life, is a teaching for love. This material world is practical room for us to learn the love, different categories of love. And what is the intense love you receive in your life, use for that divine. Why is mentioned about Maria Magdalena? Why? What was that? Her life was there to in a conjugal love we want to live. Then she decided, why not with Jesus? Why with others? Why not with this guy who is a blue color guy? Why with others? This is Gopiva. Like Mirabai. Mirabai. Mother say, why other children? Why not my children to become Jesus? So she became universal mother, virgin mother. Right? Translate. Why not this love with father? His vision became divine.
His heart become divine, open that. His divinity depends on the sadhana, every individual sadhaka. How you want to connect really, honestly, 100% in one point. And he want to live in the sadhaka, not to think that he is siddha. He is still a student to learn, and more greed is coming. That is the beauty. To live in juicy circumstances, in tough circumstances. I don't want to deviate from that. Rats. Oh, they are waiting for what book? What is Sense of Raga? When this is start? Huh? Then translate. Translate. Yeah, because it's so good. Translate. So many things, Guru. Didn't want to stop because it was different. Sorry. No. It's not sorry. No, I say, Mother, no, just stop the flow. Please, stop. You know, Pandit. Please, try. Gurudev ha detto che colui che è fisso, completamente fisso, nella relazione divina, così come era Gesù, scusate, ma non mi viene molto da tradurlo. Se c'è qualcun altro che sa spiegarlo meglio. Dicevo, essere la moglie, l'amante, qualcuno, sì, l'amante di Gesù, oppure Madre Maria. Sì, ma argomento tutto. It's not the when it's there, then it's different. The feeling came, was it? Yeah. No problem. yeah, because it's a different. Like if it's you are not that you are listening, that you stop always for translation. It's a different flow. You do not want to stop, like otherwise. I'm a student. I want to be a student. He receives the flow, and I share that. Gurudev dice: siamo sempre studenti. Se riceviamo il flusso, allora lo possiamo condividere, ed è questo quello che faccio io. Che sento che sono uno studente che condivido ciò che ricevo. The day I will become master, flow will stop from my master. So why I will lose this flow? I want it flow. I don't want to lose that connection. Però il giorno che divento un maestro, allora interromperò la connessione. E non voglio mai che capiti questo giorno. Voglio essere sempre uno studente che riceve sempre il flusso. That is the beauty of sadhaka. Questa è la bellezza di essere un sadhaka.